Buongiorno a tutti. Giusto per curiosità, per informarvi, ho la febbre. È esattamente il 30 di dicembre e io ogni anno tra Natale e Capodanno mi becco sta maledetta febbre, ma la sfiga. C'è brividi, però volevo registrare questo video visto che poco fa ho finito di registrare questo make-up tutorial e visto che già sono truccata, mi dispiaceva proprio struccarmi senza aver fatto un solo video. E solitamente ne registro almeno un paio dopo, quindi almeno uno lo devo fare. Allora, ho pensato di fare un video un po' più breve perché tra poco mi vado a infoderare, mi strucco e mi infodero, dove faccio un resoconto del 2016 e vi dico i miei buoni propositi per il 2017. E vorrei, se vi fa piacere, ma proprio perché YouTube è una community fondamentalmente, anzi, senza fondamentalmente, YouTube è una community, quindi se vi va scrivete qui sotto le stesse cose per quanto riguarda la vostra vita, quindi resoconto 2016 e buoni propositi del 2017. Allora, il 2016 è stato un anno nero, un anno bruttissimo, ma veramente brutto, cioè sul serio. Inizia con la partenza del mio ragazzo in missione, perché voi sapete che Marco fa il militare, quindi è partito per 6 mesi, però poi è stato 7 mesi, tutto a posto. E quindi è partito il 4 oltre il 4, il 4, il 4 gennaio, per poi tornare solo 2 volte durante questi 6 mesi e tornando poi definitivamente i primi di agosto. La luce che traballa. In questo 2016, se mi seguite, lo sapete che io ho avuto anche il morbillo, cioè 28 anni col morbillo e 2 anni fa ho avuto la varicella, cioè vabbè, me ne sono fatte quasi tutte, mo mi devo vaccinare assolutamente per la meningite e per la rosolia, che comunque io purtroppo da piccola non sono stata vaccinata perché quando sono usciti tutti questi vaccini, sapete che abbiamo avuto un lutto in famiglia e quindi fondamentalmente non sono stata vaccinata. E quindi mi sono beccata il morbillo con l'encefalite, sono stata in ospedale per 15 giorni, sono tornata in sovrappeso, piena di cortisone e con acne. Acne, successiva acne grave, cioè grave nel senso che era infiammata, follicolite. Ho avuto veramente un casino di problemi quest'anno a livello di salute, però fortunatamente al di là del morbillo con encefalite, nulla di grave. Quindi, diciamo, come resoconto di questo 2016, posso dire che è stato un anno di merda, da non ripetere, assolutamente da non ripetere. L'unica cosa più bella di quest'anno, fondamentalmente, è stata la mia esperienza per Bioniche France, che comunque si è terminata. Terminata, sì, si è conclusa, volevo dire. E poi, diciamo, la proposta di matrimonio del mio ragazzo. Quindi, queste sono fondamentalmente le 2 cose che ricordo più con piacere di questo 2016. Per il 2017, diciamo che è un anno, ricco di emozioni. Sarà un anno ricco di emozioni perché mi sposo. Quindi ad aprile mi sposo e farò un viaggio di nozze bellissimo che Marco mi ha evitato di dirvi, cioè perché è molto scaramantico, però lo saprete quando partirò, lo saprete. Poi altra cosa bella è che andremo appunto a vivere insieme, quindi anche la cosa di svegliarci ogni giorno e vederci sarà una cosa bellissima. Devo dire che non sono cattolica al 100%, però sto amando il Papa che c'è adesso, Papa Francesco, e mi è piaciuta tanto il suo discorso che ha fatto 2 giorni fa, che è stato quello che i neo sposi, o cioè i futuri sposi, sono coraggiosi. Sono coraggiosi a vivere insieme perché ci vuole coraggio, fondamentalmente. Non sarà facile, non sarà assolutamente facile perché dovete sapere che io nella vita quotidiana sono di un disordine allucinante. Al di là della mia vita lavorativa, dove invece sono pignola, precisa e maniacale, ma nella vita quotidiana sono molto disordinata. Mentre Marco è il mio opposto, un po' pignolo, preciso, ordinato. Lui sa chi si sta sposando, quindi è più difficile di quanto ci si crede, secondo me. Però vedremo, cioè sicuramente saremo felici, cioè parto in quinta, sono contenta. Quindi buoni propositi. Spero che comunque questo nuovo anno mi porti
tanta gioia e serenità, ho deciso di impegnarmi di più nella cura del mio corpo, quindi dopo queste feste malefiche inizierò di nuovo a mantenermi in forma, perché comunque avevo perso molto peso prima di Natale, però ho ripreso 2 kg perché sto mangiando veramente da schifo, e poi fare anche attività fisica perché ho comprato un tapirulan e non l'ho usato 20 volte, non esiste, quindi devo fare attività fisica anche per stare bene proprio fisicamente. Fisicamente. Non è una questione di essere belle, toste e sane, ma proprio per di stare bene. Quindi, questo è un proposito sicuramente che devo mantenere. Un'altra cosa che spero di poter fare è di seguire comunque il mio canale YouTube, perché nonostante io sia molto abbattuta ultimamente nel fare video, è una cosa che comunque mi fa stare bene, cioè nel senso mi piace parlare con delle persone che non conosco di persona e confrontarmi su quello che è la mia passione, il mio lavoro, quindi sul make-up fondamentalmente. Quindi anche quando provo un prodotto mi piace leggere i vostri commenti che l'avete provato anche voi, oppure che mi consegnate un'altra tipologia di prodotto, quindi è questo quello che fondamentalmente mi fa stare bene. E quello che mi fa stare male è appunto notare che ingiustamente purtroppo YouTube per far visualizzare il mio canale, i miei video ad altre persone, richiede diciamo una certa costanza nel fare video e anche molti like, quindi questa è una cosa nuova che ho scoperto pochi giorni fa. È tremenda questa cosa perché non solo le visualizzazioni, adesso anche i like. Vabbè, andrà, vedremo come andrà. Quindi un altro buon proposito sarà comunque quello di seguire YouTube esattamente come ho fatto fino adesso quest'anno, anche se per un breve periodo, che è quello che seguivo appunto il canale di Bionic France, vi ho un po' abbandonato perché ovviamente non riuscivo a seguire tutto. Adesso che appunto ho ripreso in mano le redini del mio canale, mi vedete anche più spesso. Un altro buon proposito a livello di salute è quello appunto di fare le vaccinazioni e di appunto star bene, cazzo ragazze, cioè io sto sempre male, sto sempre con la febbre, sto sempre influenzata, e a dire la verità non ero così. Io ero sempre quella che in casa stava sempre bene, quindi veramente tremenda questa cosa. Niente, io credo di aver finito, non ho altri buoni propositi per il momento. Credo di aver fatto un buon resoconto del 2016 perché è negativo e c'è poco da dire. Io vi do un grosso bacio, mi raccomando, scrivetemi i vostri buoni propositi del 2017 e un resoconto del 2016. Con questo video vi auguro un buon inizio anno e niente, ci vediamo nei prossimi giorni.